Il Signore vi dia pace. La seconda lettura della seconda domenica d'Avvento è stata scelta dalla seconda lettera di Pietro. Una delle preoccupazioni fondamentali di questo scritto è mantenere viva l'attesa del Signore e dare un senso al tempo che precede questo ritorno di Gesù. La seconda lettera di Pietro, infatti, sembra essere uno scritto tardivo, composto in un tempo in cui il mancato ritorno di Gesù iniziava a sconcertare i cristiani. Come l'autore riporta, alcuni iniziavano a chiedersi dov'è la sua venuta che egli ha promesso. Cioè, che cosa ne è della promessa di Gesù di tornare? C'è verità in questa promessa oppure ci ha ingannati? Altri ancora parlavano di ritardo e di lentezza del Signore nel tornare a concludere la storia umana. Per la primissima comunità cristiana, l'orizzonte della parusia, il ritorno di Gesù alla fine dei tempi, dominava l'esperienza cristiana e dava senso a molti aspetti dell'insegnamento di Gesù. Ma quando questo orizzonte ha iniziato ad allontanarsi sempre di più, è stato necessario ricentrare la vita spirituale su altri elementi, quali la vita comunitaria e la dimensione morale della vita cristiana. Il cambiamento di prospettiva che i cristiani hanno vissuto in questa fase delicatissima è lontana nel nostro passato e forse facciamo fatica ad apprezzarne la difficoltà. Si trattava di mantenere in un delicato equilibrio due obiettivi fondamentali. Da un lato sorreggere e incentivare la speranza cristiana e l'attesa del ritorno del Signore, ma dall'altro anche dare significato al tempo dell'attesa, al tempo intermedio, e presentare modi di vivere la fede prima del ritorno di Gesù, non solo nella sua imminenza. Più in profondità, il ritardo del Signore deve essere stato un momento di seria crisi per i primi cristiani, che sembrava mettere in dubbio la verità delle parole di Gesù, che aveva promesso di tornare ai suoi discepoli, o almeno così le sue parole erano state comprese. Viene così messa a nudo tutta la difficoltà della virtù della speranza, che si concentra su qualcosa che non è ancora avvenuto, che non abbiamo ancora visto, che nessuno ha sperimentato. La seconda lettera di Pietro affronta in maniera diretta questi temi e lo fa con due idee principali. Anzitutto richiama l'insegnamento di Gesù secondo cui il tempo del suo ritorno è ignoto e usa la metafora gesuana del ladro di notte, una metafora presente anche nella tradizione dell'Apostolo Paolo. Il giorno del Signore certamente verrà, ma verrà in modo inaspettato e imprevedibile. I cristiani non devono farsi trarre in inganno dall'apparente lentezza del ritorno e farsi trovare impreparati. E con questa idea la seconda lettera di Pietro mantiene viva e vigilante l'attesa dei cristiani. La seconda idea è che il tempo intermedio tra l'ascensione e il ritorno di Gesù è il tempo della magnanimità divina. Il primo e fondamentale desiderio di Dio è che tutti si salvano, perché Dio ama tutti, anche i peccatori, e ritarda il suo giorno perché tutti abbiano modo di pentirsi. Sta aspettando noi, siamo noi che siamo in ritardo. Il ritardo di Dio non mette in crisi la parola di Gesù, ma anzi conferma il suo insegnamento sull'amore divino che è senza limiti. Così il riflettore del tempo si sposta dal ritardo del Signore al ritardo dell'umanità che è lenta a convertirsi. Anzi, i cristiani stessi sono chiamati a una vita santa proprio per affrettare la venuta di Gesù. Prima l'umanità sarà pronta al suo ritorno e prima egli si compiacerà di tornare. Con questi insegnamenti la seconda lettera di Pietro ci ricorda che il tempo presente non è il tempo dell'assenza, un tempo vuoto nell'attesa di un compimento nel quale fatichiamo a credere. Il tempo presente è da parte di Dio il tempo della magnanimità, della misericordia, della pazienza, dell'amore. E da parte nostra
è il tempo della conversione, dell'attesa e della vigilanza.